Costa Lombardi, la direttrice del Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica, il Dipartimento nuovo dell'Università del Piemonte Orientale. Nasce nel 2022 e si insedia qui a Vercelli, riunendo inizialmente 37 professori di diverse discipline che oggi sono già diventati 50. Questi professori danno vita a questo nuovo dipartimento perché si riuniscono intorno ad un'idea importante, che è quella secondo cui i grandi temi delle transizioni, transizione ecologica, transizione digitale che caratterizzano la nostra epoca, devono essere studiati con un approccio integrato. Mi piace caratterizzare il nostro dipartimento come il dipartimento delle 4 I. La prima I che lo caratterizza è quella appunto dell'interdisciplinarietà. Studiare lo sviluppo sostenibile significa mettersi intorno ad un tavolo e lo devono fare studiosi sia delle scienze dure, chimici, biologi, fisici, matematici, statistici, ma anche economisti, giuristi. Perché? Perché è chiaro che temi di questo tipo devono avere una problematica che si sviluppa a 360 gradi e occorre vedere tutti gli effetti che si avranno sulla società.